al dottore Antonio Vento. E poi abbiamo Professore l'autore del Antonio Vento. libro Oscar Greco e infine il presentatore che è Gianluca Albanese. Due parole. Nella mia immagine sono impresse due realtà, una che è lo sterminio degli ebrei e quindi i lager, e l'altra similare i manicomi. Io li ho visti sempre come elementi paralleli, similari. Finalmente poi è arrivata la legge Basaglia e le cose sono cambiate. Comunque, la realtà è sempre la stessa. Quando si vuole eliminare qualcuno o quando si vuole mettere ai margini di una società o quando non si vuole capire, è molto facile dire quello è pazzo e ce lo giochiamo. L'argomento di questa sera, i demoni del mezzogiorno. Io non aggiungo altro, lascio un po' di suspense. Gianluca, a te. Grazie Cosimo, grazie Presidente, benvenuti a tutti i presenti. Questa sera proseguiamo in quella che è la linea intrapresa dall'Associazione Amici del Libro e della Biblioteca da alcuni anni, ovvero quello di non limitarsi alla mera presentazione di un libro, ma avviare strumenti di approfondimento in primis e di discussione e di confronto. È avvenuto ieri sera quando abbiamo presentato il libro scritto a quattro mani da Francesca Lulli e dalla direttrice del Museo di Locri e di Monasterace, Rossella Agostino, sui cibi e le pietanze del mondo antico. Lo facciamo stasera toccando un tema assai scottante, ma io ho già espresso in privato la mia gratitudine all'autore Oscar Greco per aver aperto uno squarcio su un mondo così negletto, così dimenticato, così abbandonato come è stato quello dell'esperienza dei manicomi, in particolare quello di Girifalco, che da sempre è stato per almeno un secolo circa un punto di riferimento essenziale per la cura delle malattie mentali in Calabria e uno dei principali del Mezzogiorno. Tra l'altro, per deformazione professionale, cerco sempre legami con la strettissima attualità. Quello che ho in mano è un comunicato stampa dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, in cui dava notizia qualche giorno fa dell'inaugurazione dell'ambulatorio delle dipendenze proprio nel complesso monumentale di Girifalco. Quindi un altro servizio, un'altra struttura, chiaramente condotta in un modo molto diverso rispetto a quelle che erano le terapie delle origini. Come dire, questa struttura rimane viva, rimane un punto di riferimento, non rimane qualcosa di ancorato al passato dopo la chiusura successiva naturalmente all'introduzione della legge Basaglia. Oscar, in quale contesto storico si inserisce la realizzazione del manicomio di Girifalco? Partiamo proprio dalla base, dalle origini. Sì, buonasera a tutti, grazie per l'invito innanzitutto. Girifalco nasce nel 1881 al pari di altri istituti manicomiali che nascono nel sud Italia perché il manicomio di Aversa, che era fino a quel momento e lo rimarrà per tanti anni ancora, il manicomio più grande dell'Italia del sud, sin dai tempi dei Borboni per intenderci, è addirittura un manicomio molto moderno. Gli inglesi andavano a studiare il manicomio di Aversa, perché già nel 1840, per intenderci, facevano fare agli internati il teatro, cosa assolutamente impensabile in altre strutture manicomiali. Non ce la fa più, questo manicomio non ce la fa più a recepire i folli o presunti tali, poi ne parleremo meglio, insomma, che arrivano da tutte le province del sud. E quindi chiede espressamente a quello che all'epoca era il Ministero della Sanità, che si chiamava Ministero della Salute, appunto, di aprire delle succursali. Tra queste viene scelto Girifalco, non a caso, perché Girifalco ha delle caratteristiche precise. Prima di tutto bisogna far cassa, cioè non bisogna spendere troppo. Allora, piuttosto che costruire una nuova struttura moderna, funzionale e via dicendo, si preferisce, così come avviene a Lecce, utilizzare un vecchio convento abbandonato. Infatti la struttura di Girifalco, se ci andate ancora oggi, è una struttura bellissima da questo punto di vista, dal punto di vista architettonico, che siccome era dei padri riformati, era già predisposto
ad ospitare un manicomio perché con corridoi con suddivisioni in celle, per intenderci. Quindi facilmente poteva essere adibito appunto a istituzione totale, no? A un luogo di internamento. Inoltre anche vengono fatti degli studi sulla salubrità dell'aria, anche piuttosto approfonditi, sul fatto che un luogo centrale nella Calabria, perché è quasi posto esattamente al centro della regione, è al tempo stesso periferico, marginale, quindi non dà fastidio alla nascente società borghese, no? Per cui nel 1881 12 matti, come li chiamava appunto gli alienisti, non psichiatri, gli alienisti dell'epoca, appunto, vengono portati a Girifalco. Da quel momento in poi Girifalco diventerà invece il secondo manicomio più importante, sempre dopo Aversa, nel Mezzogiorno d'Italia, soprattutto fino a quando subentrerà la Prima Guerra Mondiale, perché nascerà il reparto dei militari, che raccoglierà non solo i calabresi, ma tutti i militari traumatizzati dalla Grande Guerra, che vengono da tutte le regioni del sud, fino ad arrivare almeno fino al 1921 a oltre 19.000 internati, insomma. Quindi una realtà che è cresciuta in maniera enorme, insomma, nel tempo, anche architettonicamente. Ancora oggi, se si va, si vedono le vecchie strutture, per fortuna oggi non più esistenti e in abbandono, che però ci fanno capire come quella struttura sia cresciuta, in maniera esponenziale, insomma.